Sicuramente va fatto a monte nel percorso di ognuno di voi, indipendentemente, Speriamo. indipendentemente da quello che fate, insomma, dal lavoro che fate. E quindi sicuramente è un tipo di conoscenza che comunque è consigliabile avere, è un percorso conoscitivo che è comunque consigliabile fare. Poi nelle specificità di un'idea, di un progetto, uno va magari ad analizzare in maniera più precisa. E vabbè, infine, insomma, la nave militare è quello, insomma, è un elemento che non si può non considerare. Per il momento, a mio avviso, è un problema. È un problema la presenza militare a Brindisi, non perché io ce l'abbia con i militari, ma perché occupa un'area che di fatto è inattiva. Quindi dalla porta Revel de Taonni in poi la città è di fatto morta. Perché io non lo conoscevo, però ho avuto modo di percorrere quel tratto lì quando in occasione dell'inaugurazione del Parco del Cillarese e sono stata sorpresa di vedere la quantità di presenza di rottami, tutti i natanti, diciamo, non so che sono delle chiatte, di qualsiasi genere, che stanno ormeggiati lì in quel tratto di costa, sono tutti arrugginiti, sono tutti rottami. Gli immobili, quasi tutti dismessi, quindi la presenza militare di fatto rappresenta un blocco per la crescita della città. Non voglio scatenare una polemica, sono soltanto d'accordo, sono per. d'accordissimo, ancora di più perché Taranto invece, cioè secondo me dovrebbero andare via oggettivamente, no? Al di là di quello, a Taranto hanno creato invece una sinergia, cioè Certo. il castello di Taranto fa 80.000 presenze all'anno, ha Certo. degli orari di apertura e di chiusura, per cui voglio dire, il fatto strano è che a Taranto c'è il sito proprio del castello svevo di Taranto con tutta la visione del virtual tour e bla 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 ed ogni giorno è aperto, quindi voglio dire, tendenzialmente non è che ci voglia poi tanto, cioè capisco che possa essere difficile dislocare 100 persone quelle che sono, però posso capire e non lo capisco, però voglio dire, si potrebbe fare come cioè c'è già un format, non si devono inventare niente, e questo voglio Certo, dire, quindi certo. è ancora più assurda la Sì, cosa. infatti. Infatti, bisogna considerarle queste cose veramente scevri da pregiudizi, perché la presenza militare in sé, cioè non è essere contro la presenza militare, ma essere contro il risultato che genera una parte inattiva della città. Taranto lo fa le militari, stavo qui a Brindisi, lo fanno. Cosa? Castello Svevo è visitabile. No, Ah, sì. Sì, ma non è un sito che possono visitare così aperto. È la stessa Marina, eh? È la Sì, stessa Marina. Sì, Sì, d'accordo, però. Assolutamente. Io ho partecipato a una visita guidata del militare che. No, non devi chiedere l'autorizzazione. No, vai, prenoti. Prenoti col tuo gruppo, col numero delle persone, come tanti beni culturali, che fanno visite guidate ogni ora. Sì. E c'è un altro format, però dire che proprio è chiuso, inaccessibile, cioè, proprio dai. Non lo so, Brindisini, quanti lo sanno i Brindisini? Non lo so. Ma il problema non è tanto l'accessibilità. Cioè il fatto di poter accedere a questi siti, ma è il tipo di dinamismo che sussiste all'interno dell'area, perché magari il castello sì è visitabile, però dato che l'economia o comunque le attività legate alla presenza militare lì sono in qualche modo basse, no? C'è un dinamismo quasi, Però insomma. scusate, posso che no, non ho bisogno, guarda. No, è per lo Ah, streaming. ciao, dimentico sempre. No, posso che lungi da me, non ho parenti militari, non mi interessa, non me ne frega niente. Però meglio l'Alfonsino, scusate. Cioè, almeno è tenuto bene il Castello Svevo. Non è, diciamo, fruibile in maniera, diciamo, continuata tutti i giorni a tutte le ore. Però meglio l'Alfonsino, no? Certo.
Meglio, infatti, anche no. E bisogna distinguere tra tutela e valorizzazione. Allora, chiaro, sicuramente chiaro. Loro permettono... Almeno tutelano. Sì, sì, poi sì, cominciamo anche a valorizzare. Occupandomi di valorizzazione, è chiaro che lo preferisco. Sì. Però voglio dire, almeno tuteliamo. Cioè, già un'area che almeno è tutelata, già è un punto di partenza, tenendo conto che al castello... Svevo, l'anno scorso abbiamo fatto delle giornate meravigliose sui Normanni e sono state visitate da migliaia di bambini, migliaia, e su prenotazione sì, ma si sono prenotati proprio veramente un mese di visite guidate tutti i giorni con tantissimi bambini e i militari, cioè, invasi da questi bambini, cioè era bellissimo, i laboratori, le giornate medievali all'interno del castello. Ma questo dimostra che è un bene di pregio, è un'azione di valorizzazione, è un primo passo, speriamo non si torni indietro chiaramente, ma è una prima azione di valorizzazione, se vogliamo, certo. No? In un'opera già tutelata, quindi voglio dire proprio zero non credo. Partiamo da un punto e... Allora, la mia considerazione è sull'area urbana, e sull'area urbana rispetto anche ai rimandi sul resto della città. Quindi ho una formazione urbanistica, per cui il mio focus è diciamo immediatamente riferito ai richiami, no? Alle relazioni che ci sono tra le diverse parti di città. Quindi avere lì una cesura così grande, e per motivi che non motivano questa cesura, è un peccato, uno spreco. Perché se invece la parte militare fosse attiva e generasse, come a Taranto invece, genera attività, cioè è dinamica di fatto perché non è dismessa, ma questo discorso potrebbe valere per qualsiasi altro ambito produttivo, non perché è militare, ecco perché dico non... Cioè lì comunque c'è un'area dismessa e quello è un problema. È un problema per la città ed è un problema per il potenziale delle risorse presenti nella città, come il castello. Come il porto, come il castello, come tutta la parte antica del tessuto popolare, no? Delle sciabiche, eccetera. Quindi quello, il problema sussiste più che altro nella mancata attivazione dell'area, nella necessità di rigenerare l'area. Potrebbe anche essere che la decisione magari è quella di farne un centro logistico militare che lavora su tutto il Mediterraneo, allora cominciano ad arrivare qui da tutte le parti, cioè l'importante è che qualcosa ci sia, cioè l'importante è che non si arrivi nell'abbandono, perché poi magari si trova l'integrazione tra, come diceva lui, no, a Taranto sono i militari stessi che lo gestiscono in maniera anche abbastanza efficace, eccetera. Quindi non è tanto quello, ma è proprio andare a valutare che tipo di dinamismo genera, cioè che tipo di... E poi lì vedere però sempre parallelamente, anche lì facendosi queste domande, che cos'è che posso cambiare? Quindi come hai detto tu, noi abbiamo organizzato delle visite, quindi l'abbiamo valorizzato e lì sto cambiando qualcosa, sto intervenendo per cambiare qualcosa. C'è stato un po' di tempo fa, anche 2 anni fa, un progetto molto bello fatto dal Teatro Pubblico Pugliese, si chiamava Archeos, c'erano tutta una serie di spettacoli teatrali all'interno. Insomma, lì no, sono tutte attività che cambiano, che ribaltano sicuramente la percezione degli abitanti e ovviamente anche dei visitatori, perché se fosse inaccessibile i visitatori ne avrebbero una percezione insomma, di inaccessibilità. Invece non lo è perché comunque ci si organizzano le cose. Però rispetto alla città, quando io vado sul lungomare c'è un mio amico che lo chiama il cortomare. E io che vado a correre sul lungomare la mattina pure devo fare avanti e indietro tante volte, e ogni volta quando arrivo alla fine penso, peccato, no? Se fosse libero adesso, da qui in poi arriverei al Cillarese e continuerei a fare attività all'aria aperta, no? Quindi vi dico queste cose per fare un esempio di come poi all'interno della città si possono andare a intercettare gli elementi che possono essere utilizzati per generare una nuova offerta turistica.
che guardate, una cosa importante, ecco perché io insisto molto sull'approccio, sulla transdisciplinarità. La cosa importante è non pensare più in maniera puntiforme. Quando un visitatore arriva, così come nel viaggio è importante l'attraversamento e non la meta, secondo me, quando un visitatore arriva, sì, è vero che vede, gode della bellezza di un elemento architettonico, che può essere una chiesa, un castello, eccetera, però è vero pure gode anche del sistema urbano di riferimento, quindi del modo di vivere la città, no? Cioè di tutti quegli elementi che fanno parte, che stanno intorno, altrimenti non andremo a considerare l'identità, non andremo a considerare l'autenticità, eccetera, eccetera. Quindi è importante che ci sia sì l'attrattore principale, ma allo stesso modo è importante anche che tutto ciò che gli sta intorno funzioni in qualche modo, e quindi che sia un sistema integrato questa offerta che noi andiamo a produrre. Altrimenti diciamo sì, vabbè, io mi sto vendendo il castello Alfonsino e chi se ne frega di quello che ci sta intorno. E no, perché il visitatore che arriva vuole il castello, ma vuole anche tutto il contesto. Mi sa che... Fino a che ora... Allora, la memoria. Questa è un'immagine molto bella sempre di questo film. È la scena in cui uno dei protagonisti, però è quello di là, uno dei Balcani, che arriva in questo posto, ha accompagnato finora il protagonista che arrivava dall'America per scoprire le sue origini, e alla fine le ha scoperte lui. E quindi arriva in questo posto, un campo di girasoli bellissimo, insomma la scena è veramente molto, molto poetica, di grande impatto. E quindi arriva e si ritrova di faccia a fronte alla sua propria identità, insomma quasi ci rimane secco, per cui nel portare là quelli che venivano da fuori, alla fine ha scoperto lui la sua identità. Ecco, questo film è un bel gioco di specchi, è un bel gioco di specchi su quello che uno vuole trovare partendo, che però spesso trascura di trovare restando. E quindi è una cosa che probabilmente anche noi dobbiamo cominciare a fare in prima persona, non per fare autoanalisi o compagnia bella, insomma, ma più che altro per capire che cosa dentro di me c'è che poi posso offrire agli altri, o comunque a partire da quale sguardo sto vedendo e considerando i territori che poi voglio promuovere ai turisti. E quindi insomma ve l'ho messo e vi consiglio vivamente di vederlo. E parla della memoria, insomma dice questa frase: memoria, memoria e produzione e naturalmente sogni. Che cos'è essere svegli se non interpretare i nostri sogni? E che cos'è sognare se non interpretare la nostra veglia? Quindi è un gioco di specchi anche qui, capire che cosa di questa origine, di questa memoria è servita per diventare ciò che sono, e che cosa di ciò che sono si è cristallizzato poi in quella memoria. Quindi è un gioco di rimandi, è un gioco di specchi, e questa cosa, secondo il principio dell'alternativa nomade, è fondamentale, perché uno va a cercare, in qualche modo va a cercare il mistero, ma nel mistero spera di trovare se stesso. Quindi quando io arrivo in un posto sono felice nel momento in cui qualche cosa mi risuona e mi fa vedere qualcosa di me che non sapevo, che avevo dimenticato, che avevo trascurato e che magari era lì profondamente nascosto e stava soffrendo nell'anonimato, stava soffrendo perché era anonimo. E quindi quando lo vedo smette di essere anonimo e mi procura meraviglia, mi procura felicità. Questa è la memoria. La memoria è diversa dal ricordo. Il ricordo è una catalogazione degli avvenimenti ispirati probabilmente dalla memoria, ma la memoria è quello che rimane quando perdo la memoria, quando non mi ricordo più niente. Chi sono? Qual è la mia identità, la mia natura? Ecco, la mia natura è la mia memoria.
Se mi danno una botta in testa e mi dimentico tutto e non mi ricordo più niente e il gelato alla fragola mi piaceva, il gelato alla fragola continuerà a piacermi anche se non me ne ricordo. Se il mare non mi piace, anche se mi danno una botta in testa e mi dimentico tutto, il mare continuerà a non piacermi. Questa è la mia memoria. E quindi in qualche modo questa memoria è contenuta nella materia. Perché, beh, se non è legata soltanto ai ricordi, perché se perdo il ricordo continua a sussistere, sarà cristallizzata da qualche parte. E quindi probabilmente è cristallizzata sia nei luoghi, nella terra, nelle pietre, nelle cattedrali, e sia nella mia materia vivente, quindi nel mio corpo biologico. In qualche modo entra in risonanza. Quando io vado a visitare dei luoghi, il progetto Memoria Minerale legata alla pietra si basa proprio su questo. La memoria minerale è l'origine, no? Perché si passa dalla pietra, dalla minerale ai vegetali, al mondo vegetale, da quello vegetale a quello umano, animale, da quello animale a quello umano. C'è un altro bellissimo libro che parla di questo, che non ve l'ho portato perché l'ho dimenticato, è di Luis Sanza, e si chiama Le sette penne dell'aquila, e parla proprio di questi passaggi, di come la memoria viene vissuta e custodita all'interno del corpo umano. Questa risonanza che noi andiamo a intercettare nei luoghi, la possiamo identificare, no? Possiamo capire di che cosa è fatto. E anche qui, per quanto questi discorsi ci possono sembrare molto virtuali, molto vaghi, o comunque di competenza che spesso è associata a quella del mondo culturale, no? Del teatro, della letteratura, della cinematografia, però noi possiamo utilizzare questi elementi, anzi dobbiamo utilizzare questi elementi per produrre meraviglia, per produrre emozioni, e se no di che cosa stiamo parlando? E quindi anche qui possiamo andarci a chiedere che cos'è la memoria. Luis Sanza, in questo libro che vi ho citato, dice che è contenuta nella materia. Allora possiamo ascoltarla, possiamo andare a vedere qui se la ritroviamo. Perché se gli abitanti di questo posto hanno fatto queste chiese, queste cattedrali, hanno tagliato quella materia, quella pietra, in quel modo, probabilmente la loro natura gli ha detto di farlo. Quindi nella loro memoria intrinseca c'era il fatto di poter fare quel taglio di pietre particolari, diversa da quello che hanno fatto altrove, in altri luoghi, in Nuova Guinea, piuttosto che in Patagonia, piuttosto che le piramidi Maya o d'Egitto, insomma. Perché qui non sono state costruite le piramidi e sono state costruite le chiese barocche? Perché la gente qui ha una natura barocca, e quella natura barocca non è soltanto nella propria mente, è in tutto il loro modo di essere. Infatti si comportano in maniera, noi ci comportiamo in maniera, vedete come gesticolo, ci comportiamo in maniera barocca, e quindi è nella mia natura l'essere colorato, articolato, vabbè, a parte il vestito nero oggi, però è nella mia natura, e questa natura è composta di memoria e si riflette in quello che io produco, in quello che non io nella mia breve esistenza, ma io come identità di un popolo nel corso dei secoli ho prodotto. E quindi vado a vedere di che cosa è fatta, quali sono le permanenze di questa memoria. È il fatto, per esempio, la fede, il legame religioso, la permanenza, oppure il legame con la natura, questa permanenza. Insomma, come viene mantenuta da... Quindi le domande sono un po' diverse rispetto a quelle precedenti. Come viene mantenuta dagli abitanti questa memoria? Viene mantenuta spesso con i rituali, quindi i rituali, insomma, di natura religiosa. I rituali sono un modo per mantenere attiva questa memoria. E allora comincio a vedere anche il rituale religioso con un'ottica differente, un modo, comincio a intravedere, a percepire in maniera intuitiva, continuo a restare sul mio tappeto volante, no? Come viene percepita dai visitatori? Se io sono abbastanza bravo da averla identificata, intercettata nei luoghi, perché è dei luoghi che stiamo parlando, sono i luoghi che io devo andare a vendere turisticamente. Se io sono stato abbastanza bravo da intercettarne i punti forza,
poi posso renderla, posso restituirla ai visitatori. Quando io vado a mettere online la mia offerta turistica, io ho a disposizione poche righe. Devo dare subito, insomma adesso utilizziamo il brand, no? Quindi io utilizzo il brand, che cosa metto in questo brand quando vado a fabbricarlo? Metto quegli elementi chiave che sono andata a intercettare e non sono il frutto di una mia ipotesi così. Ah, fa fico perché mi mangio la focaccia col pomodoro e faccio chiudere il McDonald's e quindi no, magari prendo la focaccia al pomodoro come brand. Sì, ma insomma, quanto vuoi che duri? Non è quello. Se invece vado a fare un lavoro molto più approfondito, molto più accurato e che abbia una comprensione un po' più allargata, magari mi dura un po' di più, proprio perché sono andata a prendere quegli elementi provenienti dall'impermanenza, dalla permanenza della memoria. E quindi, insomma, posso per un bel po' campare di rendita, diciamo. Allo stesso tempo non faccio un torto, perché non sto sminuendo il valore della memoria degli abitanti, perché c'è anche questo aspetto. A Ostuni, visto che è stato tirato in ballo Ostuni, a Ostuni è stato fatto un'operazione, insomma, diciamo, sono stati precursori, no? Quando hanno creato il brand tanti anni fa della Città Bianca, quando hanno cominciato a lavorare su questo e a venderlo questo brand, questo impatto emozionale. Però poi non sono stati abbastanza bravi da renderlo durabile nel tempo, non sono andati abbastanza a fondo, si sono fermati all'elemento di facciata, a quello che impattava emozionalmente in maniera immediata, a quello che era spendibile in maniera immediata. Adesso il centro storico di Ostuni si è svuotato, non ci sono più botteghe, gli abitanti sono pochi, vendono i souvenir, tra poco metteranno i souvenir fatti in Cina, speriamo di no, comunque ci sono, ecco. Quindi insomma è sicuramente è stato svuotato, no? Gli è stato fatto l'effetto cartolina, cioè una specie di Disney del turismo rurale, insomma, una cosa... ci stiamo campando di rendita un po' tutti, perché nel Basso e Alto Salento tutti diciamo che siamo vicino Brindisi per spenderci, vicino Ostuni per spenderci meglio all'estero, però a discapito di una durabilità, a discapito di una conservazione, di una tutela della memoria identitaria. È un peccato perché se il lavoro fosse stato fatto in maniera più accurata, beh, quella città adesso sarebbe una miniera d'oro per il turismo in tutto l'arco dell'anno, e non lo è. Non lo è, perché fuori stagione Ostuni, sì, cioè i gruppi che vanno a fare la visita, ma non è che apportano all'economia locale chissà che. E invece potrebbe esserlo. Quindi continuo a fare queste analisi e vedete come diventa importante andare a capire di che cosa è fatta, quali sono le tracce dell'autenticità di cui parlavamo. Quindi gli elementi che abbiamo detto, la scintilla è l'alternativa nomade che è dentro di noi. Le tracce dell'autenticità devono esserci, noi dobbiamo imparare a leggerle e imparare a leggerle senza pregiudizi, quindi salendo sul tappeto volante e mettendoli da parte, perché poi quando andiamo a progettare i territori quegli elementi saranno gli strumenti che noi andremo ad utilizzare. Quindi vedete la parete che sta guardando il protagonista della storia, è una parete fatta di bustine e dentro ci sono tantissimi oggetti pure insignificanti, insomma c'è un arbre magique da una parte, mi ha colpito, o ci sono foto, insomma tutto questo serve per ricostituire un'autenticità, perché le persone che arrivano qui sono andate negli Stati Uniti e quindi sono state sradicate e vengono qui a cercare le tracce della loro autenticità per ricostituire la forma della propria memoria, quindi non i ricordi. I ricordi sono stati un'informazione, i ricordi gli hanno detto tu vieni da quella terra, no? La tua famiglia sta lì, ricordati quando eri piccolo andavi a giocare in quella o quell'altra piazza di quella città, e quindi quell'informazione gli è servita per avere la scintilla e per andare a fare quel viaggio e ricostituire la forma della propria memoria, quindi a ritrovare la propria autenticità.
questo è un lavoro che noi dobbiamo fare in prima persona per poterlo poi restituire e farlo diventare un'esperienza turistica. Io sto dicendo tutte queste cose perché do per scontato che voi siate interessati a realizzare delle mete turistiche che non siano commerciali e che quindi contengano tutto all'infuori dell'esperienza commerciale, perché se si trattasse di fare andare i turisti al mare, nelle nostre bellissime spiagge, insomma, non staremmo qui a parlare tanto. Quindi do per scontato che il vostro interesse sia verso queste tematiche, insomma, che la vostra progettazione di esperienze turistiche vada in questa direzione. Allora, il terzo punto, magari vado un po' più velocemente, se vi sto annoiando ditemelo, se sono, insomma, pesante non vi fate scrupoli, ditemelo. Il terzo punto, però vi dico tutte queste cose perché per portarvi ad avere poi questo tipo di approccio, a fare questa esperienza, insomma, ludica. Il terzo punto è: tutto è legato a tutto. Noi viviamo, siamo il frutto di un pensiero razionale che separa. In origine la mente era separata dal corpo, così come l'anima era separata dal corpo, eccetera, eccetera. L'uomo è separato dalla natura, no, sono cane, non sono gatto, il vento suona, ma io non lo ascolto perché non parlo la voce del vento, insomma, tutto quello che parla di separazione. La pioggia non mi interessa perché tanto mi metto sotto l'ombrello e quindi non mi interessa, invece la pioggia mi può raccontare che cosa succede a 15.000 metri, non so quanti metri di quota, e se no non lo saprei mai, eccetera, eccetera. Quindi cominciare, sempre una proposta ludica, vale oggi e domani, poi dopo potete disfarvene, o anche prima se volete. Quindi tutto è legato a tutto. E il viaggio è un'opportunità di toccare con mano questo tipo di esperienza. Il viaggio è come uno specchio magico che ti fa vedere te stesso riflesso in un'esperienza quantica. Non so se avete già sentito parlare di fisica quantica o quantistica. Comunque è un nuovo filone della fisica che spiega come tutte le particelle sono legate tra di loro. E quindi tutto è legato a tutto, ormai è un dato, è scientifico, deve soltanto entrare nel nostro linguaggio corrente, così come è entrato tanti anni fa nel nostro linguaggio corrente la possibilità di parlare al telefono con uno che stava a centinaia di chilometri lontano da noi, no? All'epoca era impensabile, perché se la voce non ti impattava fisicamente, come facevi? E quindi era impensabile, poi è entrato nell'uso corrente. Adesso entrerà piano piano nella nostra percezione corrente anche il fatto che gli scienziati hanno scoperto che tutte le particelle sono legate e che quindi non c'è differenza tra le persone, gli elementi della natura, eccetera, eccetera. Che tra una persona e l'altra non c'è un vuoto, ma bensì ci sono particelle e queste particelle sono legate a lui e a me. Quindi c'è assoluta continuità. E quindi questo legame può diventare la nostra esperienza di viaggio, e probabilmente, ecco perché oggi come oggi siamo tanto attratti dall'esperienza di viaggio, perché è probabile che soltanto nel viaggio riusciamo a liberarci dagli schermi mentali e riuscire ad avere una piccola percezione di questo fatto, assolutamente nuovo per il nostro pensiero razionale, logico, comparativo, accumulativo, lineare. E quindi il viaggio lo proponiamo come alternativa a quello. Cominciamo a capire di che cosa è fatto questa affermazione così forte, no? Tutto è legato a tutto. Tenendo conto che parto dal principio che il viaggio è un'opportunità di sperimentare questa cosa, questa nuova visione delle cose, del mondo, che ci arriva dalla scienza, insomma, che gli scienziati ci informano che è così. Io faccio fatica a capirlo, perché la mia percezione mentale è una percezione diversa da questo, quindi non posso concepire
questa continuità. Dico, penso subito, vabbè, storie, no? Sì, i bambini parlano con le piante e pensano pure che gli rispondono, ma sono bambini, poi quando crescono smettono di essere così infantili. Sì. È ciò che noi milioni e milioni di anni fa facevamo già, avevamo questo senso di compenetrazione con la materia, con la natura, quindi eravamo permeabili e lo stesso lo era la materia e la natura per noi, parliamo di milioni di anni fa. Ci sono le testimonianze, no, delle grotte lì, sì, in Francia, che ce lo testimoniano fortemente questo tipo di spiritualità con la materia. Ce lo siamo un bel po' dimenticato, diciamo, però lo siamo stati, sì. Ce lo ricordiamo quando siamo bambini. Vero. È vero. E quindi, insomma, quindi se volete, questo può essere un elemento per progettare i nostri itinerari. Guarda un po', perché no? Perché non metterci anche questo? Perché siamo fatti di questo, quindi perché non mettercelo, visto che viviamo in un territorio che è caratterizzato dalla presenza di elementi molto forti. L'altro ieri sono stata in un posto vicino a Francavilla, Villa Bontempo si chiama, dove c'erano degli ulivi secolari di 1300 anni. Poi vi faccio vedere le foto se volete. Io in presenza di un bisnonno, di un antenato del genere, cioè così, sono stata ammutolita, completamente ammutolita. E lì era talmente forte la sua presenza, cioè lui era lì da talmente tanto tempo che era lì in maniera inequivocabile, molto più lì di quanto io fossi lì, sicuramente, che è stato lui a parlare. E quindi io non potevo non sentirlo. Per forza, era talmente presente, cioè la sua presenza era talmente intensa che non potevo non sentirlo, non potevo non sentire questa continuità. E mi sono immaginata, perché poi con la signora, insomma, che ci accompagnava, ci siamo messi lì a fantasticare di itinerari, no? di come un'esperienza del genere può essere proposta ai turisti. E di come può essere proposta senza snaturarlo, quel non so neanche come definirlo, insomma, quell'ulivo, quell'antenato. Quindi come fare? Sì, andare lì e poi vedere che stanno tutti lì a fare le foto, insomma, un po' mortificante, francamente, no? Un po' mi scatta anche il senso di protezione, di dire, vabbè, forse è meglio la tutela, come diceva lei, almeno si tiene, almeno viene tutelato, e non rischio che fra pochi anni ci cominciano a fare la piazzola di cemento intorno, perché così quando fanno le foto non si sporcano di terra, no? Quindi, cioè, un po' bisogna anche essere in qualche modo prudenti a non valorizzare troppo, per non rischiare di snaturare, come hanno fatto Ostuni, a non valorizzare troppo in maniera non sostenibile eticamente, per rischiare di bruciarsi un bene intangibile. Tangibile sì, perché poi, ma quello, insomma, ha vissuto talmente tanto che magari sopravvive pure a noi se non lo abbattiamo. Però sicuramente la parte intangibile, rischio di snaturarla, rischio di impoverirla, no? Se non la valorizzo in maniera prudente e adeguata, allora devo essere io che in prima persona mi devo chiedere qual è il legame con la natura che io sto proponendo. Poi, indipendentemente dal fatto se ce l'ho o se non ce l'ho, è meglio avercelo, chiaramente, però devo chiedermi che tipo di legame sto andando a proporre, cioè qual è la continuità, partendo dal fatto che tutto è legato e che quell'emozione di quella pianta è presente come la mia emozione che mi sta suscitando. Perché devo pensare che quella pianta non ha emozioni? Cioè, sarebbe stupido, no? E quindi, se tutto è legato, come dicono i fisici, sarebbe stupido non considerare la sua emozione. E quindi quando vado a ipotizzare il modo di fruire quel millenario, quell'albero millenario, devo tenere conto che lui c'ha un'emozione. E quindi farò in modo di fare degli itinerari belli, poetici, o di fare delle letture di poesia sotto l'albero, e tutti che si, insomma, come si fa, no? Ci sono già delle esperienze. C'è una cooperativa tra Fasano e Ostuni, si chiama Serapia, che fa delle esperienze del genere. Millenari di Puglia anche, sì. Quindi, no, posso immaginare, perché mi immagino queste cose? Non perché io sono romantica, ma perché rispetto semplicemente chi c'ho di fronte. Quindi non è che
sto lì a inventarmi chissà che cosa o a essere sdolcinato, a fare la romantica, la luna piena, eccetera. No, sto preservando un'emozione che è contenuta in quell'organismo vivente e che in qualche modo è la mia risorsa economica. Perché no? Perché no? Se sono rispettosa, se lo sto facendo in maniera eticamente e ambientalmente sostenibile. Perché no? Perché devo essere ipocrita e dire no, vabbè, ma io non lo sai com'è, poi magari mi faccio dare l'offerta. No, sto sfruttando economicamente qualcosa, quindi lo faccio eticamente bene, in maniera eticamente sostenibile. Quindi quando vado a creare i miei percorsi dentro l'uliveto secolare, sapendo che c'è un ulivo di 1300 anni, mi immaginerò tante cose. Immaginerò tante cose che garantiscano quel rispetto. E quindi la continuità con la memoria, no? Non mi metto proprio io a generare una cesura. Quello è arrivato fino a qua, mo arrivo io fresca fresca e mi metto a generare una cesura percettiva tra la memoria che lui contiene e la possibile risonanza con la memoria che io contengo. Beh, sarei stupida, no? Mi sprecherei una risorsa da una parte e dall'altra, insomma, farei un torto ad una risorsa che abbiamo, no? Economicamente sarei anche stupida. Il linguaggio della materia vivente è un altro elemento che ci dice che il viaggio è un'opportunità di fare l'esperienza di questo legame magico. La materia vivente ha un linguaggio che sia animata o inanimata, cioè nel senso che sia vegetale o minerale o animale, umana, quello che volete, però ha un linguaggio, ha un suo proprio linguaggio. Le pietre hanno il loro proprio linguaggio, non è fatto di parole, ma è fatto di sensi, è fatto di tatto, no? È fatto di forme, è fatto di resistenza e quindi può sopportare il passaggio della storia. È un linguaggio quello, perché no? E quindi vado a considerare il linguaggio della pietra è l'architettura. Giusto, tu sei un architetto, no? Il linguaggio della pietra è l'architettura. Non solo, ma lo è. L'ascolto dei luoghi è un altro elemento. Quando io arrivo in un luogo, beh, non è che arrivo cieca, sorda e faccio le mie cose lì. No, arrivo come un'antenna parabolica, comincio a captare tutto quello che arriva in maniera intellettuale o istintiva, non è. Dipende da voi come volete farlo o cos'è nella vostra natura, però il luogo lo devo ascoltare. Abbiamo cominciato a lavorare qui, con Talassia stiamo gestendo questo posto, come vi dicevo prima, per fare il Museo della Memoria Migrante. E qui abbiamo stipulato con il Comune e con il Teatro Pubblico Pugliese una convenzione per realizzare questo museo. Quando siamo arrivati qui, la prima cosa che abbiamo fatto ovviamente è documentarci. Quindi abbiamo scoperto storicamente che cos'era, era un convento dedicato a Santa Chiara, poi è diventato un posto per gli orfanelli, le ragazze madre che arrivavano non si sa perché, erano molto ribelli e quindi scappavano sempre. Insomma, qui si era creato un posto un po' ambiguo, un po' strano. In cui venivano queste, sulla cosa c'è scritto ragazze perdute, in cui arrivavano queste ragazze perdute, ma che da quello che poi si legge non c'avevano nessuna voglia di ritrovarsi perché stavano bene, erano a casa loro nel senso dentro di loro, anarchiche di natura, e avevano trovato un posto per perpetrare questa loro natura. Poi è diventato, guarda caso, un centro sociale. E quindi per tutti gli anni 80 e 90 fino a pochi anni fa è stato un centro sociale, era un punto di riferimento, venivano anche da Lecce i ragazzi a stare qui, era uno dei primi, insomma, della Puglia, storico, si sono create delle correnti musicali anche molto belle, insomma, molto importanti. E poi alla fine ci stiamo facendo noi il Museo della Memoria Migrante dove parliamo di nomadismo e quindi ancora una volta di stare fuori dagli schemi in qualche modo. Beh, un posto, e non è fatto apposta, sono tutte coincidenze, ma coincidenze fortunate. Queste coincidenze chi le innesca, chi le scatena? Forse sono i luoghi, forse questa materia contiene della memoria e
E quindi in qualche modo questa materia è custode di questa memoria da una parte e dall'altra ispira le azioni. Quindi è custode e sorgente, generatrice. E allora, quando si arriva in un posto, forse vale la pena di ascoltarlo, prima di capire come si può vivere quel posto, prima di capire che esperienze si può far vivere agli altri in quella piazza, piuttosto che in quel monumento, in un castello, o in una campagna, insomma, forse vale la pena ascoltarlo, mettersi lì come un'antenna parabolica e captare quello che arriva, documentarsi, sicuramente. Se vado a Torre Guaceto devo capire che essenze faunistiche, floristiche ci sono, no? Quali sono gli attraversamenti degli uccelli migratori, eccetera, eccetera. Da una parte, quindi capto tutte queste informazioni, dall'altra però vado lì e comincio ad ascoltare, senza cercare di decifrare, però comincio ad ascoltare quello che sono i luoghi. Tutte le attività che fa Talassia nella riserva di Torre Guaceto sono il frutto di questo ascolto, nient'altro. Quindi tutte le attività da Naturalia, insomma, non so se le conoscete in qualche modo, il teatro, insomma, tutte le esperienze, il planetario, le visite, i racconti, la valigia dei fili invisibili, tutte queste esperienze sono tutte quante esperienze di viaggio maturate da questo principio, tutto è legato a tutto. E quindi, se tutto è legato a tutto, io posso ascoltare un luogo e quello che magari poi lo dimentico, ma quando mi metto lì sul mio tavolo, carte alla mano, cartografia alla mano, dati alla mano, a pensare che tipo di esperienza posso costruire, che tipo di itinerario posso costruire là sopra, beh, l'ispirazione probabilmente mi verrà da quell'ascolto che in precedenza sono andata a fare. Ho fatto diversi sopralluoghi, quei sopralluoghi li ho fatti su un piano intuitivo e su un piano analitico. Non ci dimentichiamo mai il piano intuitivo, perché il piano intuitivo ci dà tante informazioni quanto quello analitico, sempre se vogliamo suscitare un'emozione, perché se vogliamo fare soltanto degli itinerari per addetti ai lavori, basta il piano analitico, che deve essere il più preciso possibile, più dettagliato possibile. Come mappa avrò l'ortofoto, in modo tale che tutti gli elementi siano descritti pedissequamente, eccetera. E quindi, tra i punti, il primo punto è il legame con la natura. Qui vi ho riportato un esempio, sempre, insomma, adesso prendo un po' di spunti dalle attività con Talassia. Per esempio, questa è una giornata, un'esperienza che si chiamava Altalene nel bosco. È stato fatto nel bosco di Tuturano, c'è un bosco piccolo, in un posto brutto, sotto il cono della centrale a carbone, però è stata una giornata bellissima che ha visto la partecipazione di tanta gente, grandi e bambini, ci sono stati degli spettacoli, delle costruzioni di altalene, abbiamo riempito il bosco di altalene, si chiamavano musei invisibili. Queste altalene le abbiamo costruite, appese sui rami, e su ogni legno è stato creato un museo, fatto o con gli elementi del bosco, o con foto, ognuno si è portato le foto da casa, o le abbiamo messe a disposizione, abbiamo fatto tante fotocopie ritagliate, dei personaggi, vedete qui c'è qualcosa. E quindi il bosco è stato, e poi li abbiamo tolti, il bosco è stato riempito di queste altalene museo. E si è creato un luogo magico. Poi lì sono stati fatti degli spettacoli, uno spettacolo teatrale, uno spettacolo e degli spettacoli musicali, una caccia al tesoro. E poi tutte le persone comunque hanno contribuito a costruire le altalene. Le prime le abbiamo costruite noi per far capire. Beh, vi posso assicurare che in questo modo, con questo imprinting, diciamo, che gli è stato dato, i visitatori sono stati co-creatori di questa magia. Il bosco è diventato non soltanto un posto bello di valenza ambientale, ecologica, benessere psicofisico, quello che volete, ma è diventato una fabbrica di emozioni. E i visitatori hanno partecipato alla fabbricazione. Le altalene che costruivano loro
avevano esattamente quegli elementi di continuità con la natura, perché andavano a scegliere i posti adatti, andavano a scegliere quegli angoli capaci di creare tutto intorno, non soltanto all'Altalena Museo, ma tutto intorno si creava una specie di alcova che faceva da sfondo e partecipava alla creazione di questo mondo di magia. Gli adulti e i ragazzi. Insomma, è un esempio. Si può fare allo stesso modo in città. Per esempio, abbiamo fatto un'iniziativa che si chiamava Boschi in Città, dove si invitava la gente ad andare a piantare alberi. Vedete questa cartolina, questi sono i lavori che fa Luigi Delia, che è il direttore artistico di Talassia. È una cartolina vecchia di Brindisi, non si vede purtroppo tanto bene. È una vecchia cartolina di Brindisi che è stata strappata e sotto si vede un bosco. Quindi in qualche modo, così, con un gesto artistico molto semplice, è stato creato il passaggio, no? È stato creato il passaggio, l'evoluzione identitaria di questa città, di come piantare boschi nella città è possibile, perché c'è ancora la traccia di quella memoria, e negli abitanti e nei luoghi. Quindi mantenendo il legame con la natura è possibile fare queste attività, perché sono il risultato di quella lettura. Da quest'altra parte, insomma, le esperienze dell'estate dentro la riserva di Torre Guaceto, di questa iniziativa che si chiama Naturalia, non so se qualcuno di voi ha già partecipato, non la conoscete? Vengono fatte d'estate, adesso non so se non si vede, durante il periodo, insomma, estivo, è nata così tanti anni fa. C'è un calendario di attività fatto all'interno della riserva, quindi nella parte nel bosco, nella macchia fino ad arrivare alla spiaggia, e ci sono diverse attività, tra cui le persone vengono prese dal parcheggio di Torre Guaceto, portate con il pulmino nella zona A della riserva, quindi quella che non è normalmente accessibile, in piccoli gruppi. Questo dura tutta la notte e quindi si formano diversi gruppi. Le persone camminano con delle torcette, spesso sono quelle con la dinamo, comunque delle torcette piccolissime, perché la luce non deve essere, poi si sceglie comunque una notte di luna piena in modo che sia abbastanza visibile, e quindi le persone vengono portate al buio nella macchia fino ad arrivare poi alla torre, oppure nella terza caletta, su quella, la zona della riserva, e lungo il percorso trovano delle cose. Può essere un concerto, quindi loro si siedono, gli viene dato uno sgabellino, quelli per la pesca, no? Che si chiude e si mette in spalla. Quindi loro arrivano, si siedono, ascoltano il concerto, finisce il concerto, richiudono lo sgabellino e proseguono. Più in là, nella macchia, magari c'è la lettura di un testo teatrale, c'è un monologo. Più in là ancora c'è un'installazione, una performance artistica con l'illuminazione. La gente arriva, si siede, si accende tutto, vede, finisce, si riprende lo sgabellino e continua. E quindi sono tutta una serie di iniziative che vengono fatte così all'interno della riserva. C'è quest'altra esperienza che si chiama la valigia dei fili invisibili. Le persone prendono una valigia, sono tutte valigie, insomma, fatte a mano, sempre da Luigi Delia. All'interno della valigia ci sono tanti elementi da ricostruire, e che possono essere, non lo so, un elemento naturale, quindi un pezzo di canne che si trovano lì, di fragmite che si trovano lì, oppure una quercia, un uovo di un uccello migratorio che è stato trovato, un guscio vuoto che è stato trovato lì, insomma, tante cose che ludiche, anche degli aspetti, delle cose che costruisce poi lui e che fa fare l'esperienza alle persone, che poi annotano e costruiscono loro la storia intorno a tutto quello che hanno potuto sperimentare. E gli viene raccontata sì la storia della volpe, che magari la gente viene portata di notte davanti al buco della tana della volpe, gli viene detto, gli viene trasmessa l'informazione che c'è la volpe, che quindi fa parte della famiglia, dei cani, insomma, non lo so, però poi apre la sua valigia, si siede e ricostruisce tutta la storia che sta intorno alla volpe. Quindi quando torna, il visitatore ha creato anche lui la sua esperienza di viaggio.
quel luogo è un luogo che può essere ricostruito su una mappa di Piri Reis, non su un ortofoto, perché il visitatore stesso ha bisogno di una zona neutra per raccontare la propria storia dentro di sé attraverso gli strumenti che gli vengono forniti. Questo ad esempio, insomma, si vede in piccolo, però è un'esperienza molto bella che viene fatta all'interno del programma di Naturalia ogni anno, ed è il concerto di pianoforte all'alba sul mare. Spesso, insomma, nelle ultime edizioni viene fatto sulla torre, quindi le persone arrivano lì e ce ne sono tantissime. L'anno scorso era impossibile partecipare a un certo punto perché non potevamo più prendere prenotazioni perché c'era troppa gente. Le persone arrivano nel parcheggio alle 3 di notte, vengono sistemate nei pullman, portati fino alla prima caletta, percorrono tutto il percorso della macchia fino ad arrivare alla torre. Nella torre si sistemano, è stato fatto portare un pianoforte a coda che è stato sistemato su una piattaforma di legno sugli scogli. Le persone, gli viene detto di portarsi dietro delle coperte o dei cuscini, insomma, anche se estate fa freddo, o dei sacchi a pelo. Si sistemano tutto intorno, e il primo raggio di luce, perché chiaramente siamo ad est e siamo, insomma, uno dei punti più ad est dell'Italia, no? E quindi il primo raggio di luce che sbuca dall'orizzonte fa partire la prima nota del pianoforte. È un posto, è una cosa bellissima. E da lì è nato poi, insomma, l'esperienza dei concerti all'alba di Torre Guaceto. Quindi una cosa del genere non si può fare se non attraverso il legame con la natura, no? Attraverso il legame già, a mio avviso, è già una forzatura, perché il legame vuol dire che c'è stata una separazione. Io direi la continuità con la natura, quindi darei per scontato l'assenza di separazione. Altri esempi, insomma, vedete qui c'è una foto più in grande del concerto all'alba. Altri esempi sono, per esempio, gli spettacoli. Ieri c'è stato questo spettacolo che si chiama Aspettando il vento, che è uno spettacolo teatrale fatto all'interno, scritto con un soggetto, insomma, un ragazzo che vive all'interno della riserva di Torre Guaceto, e parla degli uccelli migratori, parla delle migrazioni, della condizione migrante degli esseri umani. Ed è stato ispirato da Torre Guaceto. È stato fatto ieri sulla spiaggia. Le persone sono state portate, accompagnate in un percorso, una visita guidata all'interno della riserva a piedi. Sono arrivate sulla spiaggia, sulla terza caletta, quella della zona A, e si sono sistemate. C'era una scenografia fatta, come vedete, questi sono tutti i legni che arrivano dal mare, e Luigi ne ha fatto, insomma, la scenografia. Sono degli uccelli stilizzati, fatti con questi legni. E quindi è stato fatto lo spettacolo lì, sulla spiaggia, molto molto bello. Questo è un altro spettacolo che si chiama Storie di amore alberi, e parla sempre del legame dell'uomo con la natura, e chiaramente la possibilità di utilizzare questi spettacoli, queste iniziative culturali all'interno dei luoghi che si intende visitare e valorizzare, incrementa l'attrattività degli stessi luoghi, permette di realizzare un'esperienza unica, no? Che associ l'ambiente e la natura. Fortuna che non c'avevo voce. E quindi, insomma, sono tantissime esperienze che si possono fare considerando il legame con la natura. La continuità con la memoria. Qui ho preso questo manifesto, che è sempre un'altra iniziativa che si fa a Torre Guaceto, che si chiama i mercati della terra e del mare. I mercati della terra e del mare sono fatti nel centro visite di Torre Guaceto, a Serranova, e coinvolgono tutto il mondo contadino, insomma, tutto il tessuto sociale che gravita, socio-economico, che gravita intorno alla riserva. E poi ovviamente viene fatta insieme a Slow Food, ci sono questi mercati di prodotti tipici,
Ci sono diversi interventi, c'è un'attività anche seminariale, convegnistica, durano 3 giorni. Nel corso di questi 3 giorni succedono tante cose. Ci sono i mercati veri e propri, agroalimentari, e ci sono poi invece tutti gli incontri, seminari, convegni, eccetera, dibattiti. E poi ci sono attività culturali. Sono attività artistiche, laboratoriali per i bambini, ci sono attività teatrali. Quest'anno, invece di utilizzare il teatro all'aperto che c'è dentro la riserva di Torre Guaceto, è stata fatta una cosa molto bella. Gli spettacoli venivano realizzati nelle case dei contadini, quindi le case dei contadini diventavano piccoli teatri. E questo è un modo per essere in continuità con quella memoria. La memoria di quei luoghi è fatta di quegli elementi. Il centro visite di Serranova era una borgata, no? Perché tutta l'area di Serranova è il frutto di una riforma fondiaria, no? La riforma ERSAP degli anni 30 e poi successivi 50. Quindi la presenza di quell'attività contadina fatta in quel modo, con quell'insediamento, è una borgata, non so se la conoscete, molto particolare, c'è la sua chiesa, il suo frantoio, poi un gruppo di case di edilizia popolare intorno, è molto bella, e lì è stata fatta il centro visite della riserva. Quindi tutte queste attività sono in continuità con la memoria di quei luoghi, la memoria della riserva sicuramente, che è stata cristallizzata, ha preso una sua forma attraverso il linguaggio del teatro, lo spettacolo che vi dicevo prima, Aspettando il vento. Quindi quello spettacolo è proprio è come una spremitura di quella memoria, no? È stata estratta quella memoria, è diventato lo spettacolo, il racconto di quei luoghi attraverso due ragazzini, insomma i due protagonisti. Questo è un esempio di come all'interno di un sistema territoriale composto da elementi ambientali, quindi una riserva naturale dello Stato, un'area marina protetta, ZPS, insomma dei perimetri di tutela ambientale, degli ambiti agricoli invece, quindi legati ad un'economia specifica, anche innovativa, perché poi, come sapete, si producono, no, l'olio dell'oro del parco, che è un olio biologico. I pomodori hanno ripreso la produzione dei pomodori fiaschetto, che sono queste cultivar antiche che si erano perse, le hanno riprese, le riproducono, adesso le troviamo un po' dappertutto, e ci fanno anche le passate di pomodoro, insomma, del parco. Comunque si è riattivata tutta un'economia partendo proprio dalla natura di quei luoghi, quindi partendo dalla memoria di quei luoghi. In questi 3 giorni dei mercati della terra e del mare, questa memoria viene restituita appunto secondo diversi linguaggi: linguaggio dell'arte, linguaggio del teatro, linguaggio dell'ambiente, quello della produzione agroalimentare, e sono diversi modi di raccontare lo stesso territorio. Quella memoria lì viene estratta rispettosamente e restituita secondo diversi linguaggi. Ci sono anche delle visite guidate naturalistiche che si svolgono contemporaneamente, quindi tante attività, tanti itinerari, tante esperienze turistiche nello stesso luogo, che ha la stessa memoria ma raccontate con un linguaggio diverso, chiamando in causa ovviamente diversi operatori, perché chi si occupa di enogastronomia non si occupa di teatro, quindi tutti i portatori di interesse, gli stakeholders vengono messi insieme. Ci si siede attorno a un tavolo, consapevoli di quella memoria, perché ormai sono tanti anni che se ne parla, che si fa, e che Talassia comunque fa attività dentro la riserva che vanno tutti in questa direzione, per cui ci si siede attorno a un tavolo e si stabilisce chi parla in quale linguaggio, tradotto chi fa cosa, insomma, chi gastronomia, chi attività seminariali, workshop, eccetera. Il linguaggio della materia vivente, qui vi ho preso una foto fatta da, questo è il Popolo del Mare, sempre di Luigi D'Elia. Il Popolo del Mare sono tante cose, è una scenografia, diventata una scenografia teatrale, è diventata un'installazione e diventerà anche una parte del Museo della Memoria Migrante.
parleremo di flussi, di attraversamenti di popoli che vengono dal mare soprattutto, quindi diventerà una parte del museo e parlerà dell'esodo degli albanesi del 91, quindi questo popolo del mare in qualche modo diventerà la metafora di questo attraversamento, di questo arrivo, di questi alieni fatti. No, non so se si vede, sì, insomma, sono tutti oggetti che ha restituito il mare, da legna a pezzi di plastica, scarpe, eccetera, eccetera. E partendo dal fatto che, infatti, sotto c'è una citazione di Saramago che non si legge, dice che ogni materia animata o inanimata, intendendo come vegetale o minerale, inerte o non inerte, ha una sua vita specifica, che la si ascolti o no, ce l'ha. E quindi decidiamo noi se ascoltarla o meno. Ascoltandola ci viene data la possibilità di realizzare tante, tante belle esperienze di viaggio. Un altro tipo di ascolto, un altro tipo di luoghi è quello della pietra, no? È quello dei luoghi urbani, dei nostri centri storici. Poi vi parlerò magari nella... come apertura della seconda parte o domani magari del progetto Memoria Minerale, che è proprio il frutto dell'ascolto dei luoghi. Queste sono storie di pietra, quelle erano storie di mare. I luoghi si possono leggere e ascoltare, come vi dicevo, in diversi modi, si possono raccontare in diversi modi. E voilà, insomma, il tutto è legato al tutto e le esperienze, io le ho chiamate esperienze di non luoghi emozionali. Questa foto l'ho scelta perché ci sono queste due ragazze, insomma, un po' anni 50, non si capisce comunque, che danno l'idea di un essere fuori dal tempo, no? Un'idea anacronistica, che contemplano il mare, ma non si sa se il mare contempli loro anche, perché no? Perché dobbiamo avere sempre questo sguardo univoco, unidirezionale. Può essere che il mare si sia accorto di loro e gli stia raccontando delle cose, e loro lo stanno ascoltando. Di colpo il luogo diventa un non luogo, perché io perdo i riferimenti che ho del luogo, quindi esco dall'ortofoto ed entro nell'altro linguaggio della carta. Divento un non luogo perché perdo il riferimento e perdo la linearità del riferimento. Questo è quello, attenzione, quello che vogliamo suscitare nel visitatore, quindi è il fatto di, la possibilità di generare un'emozione che ci porta ad utilizzare questo tipo di elementi. Chiaramente i non luoghi possono essere solo emozionali, perché se sono intellettuali non ha senso. Se sono intellettuali devono essere luoghi e devono essere visti in maniera analitica e quindi devono avere quella componente lì, che non la trascureremo per niente, ma secondo questo terzo punto, che il tutto è legato al tutto, prendiamo invece in considerazione l'idea del non luogo emozionale. E voilà. Una domanda. Sì. Sì, volevo fare una domanda. Ho visto dei loghini Comunità Europea, Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese. Volevo capire, tutti questi eventi erano finanziati? Erano frutto di un bando? Sì. Okay. Sì, tutti. Allora, noi lavoriamo fondamentalmente intercettando fondi pubblici, perché queste attività in qualche modo si reggono sull'affluenza delle persone, e va bene. Spesso no, spesso per poter investigare questo approccio al viaggio c'è bisogno di fare attività che spesso non sono considerate, insomma, pagabili. Non si sbiglietta, ecco. Quindi molte attività, come per esempio il Museo della Memoria Migrante o come Memoria Minerale, molte di quelle attività non possono essere fatte a pagamento. Allora bisogna scrivere un progetto, io mi occupo anche di questo, insomma, fondamentalmente sono una progettista. Si scrive un progetto a partire da un'idea di come utilizzare il luogo, di che esperienza fare, insomma. Quindi a partire dall'idea forza si scrive un progetto e si partecipa, si pone la propria candidatura a un bando. Ci sono i bandi. Se volete vi posso anche parlare di questa cosa, se
Se siete interessati, insomma, possiamo magari domani aprire una piccola parentesi sul mondo dei finanziamenti, sugli attori dei finanziamenti e sui finanziamenti, quindi dalle call europee ai fondi strutturali regionali. Adesso siamo all'inizio della programmazione, no? Della nuova programmazione 2014-2020, e ci aspettiamo grandi cose, quindi insomma si aprirà, si sta per aprire tutto un panorama di finanziamenti che molti enti locali o agenzie regionali gestiscono, da Puglia Promozione ai GAL, gli stessi GAL, ai comuni, o insomma quello che resta delle province, insomma, ben poco, però diciamo, gli attori del mondo dei finanziamenti sono questi, gli attori pubblici, anche gli attori privati, e la tipologia di finanziamento è differente. Ci sono diversi filoni che si innestano sullo sviluppo dell'attrattività turistica dei luoghi, quindi se volete ditemelo tranquillamente, possiamo domani magari affrontare. Sì. Questi progetti che vi ho fatto vedere, ma ce ne sono anche altri in piedi che stiamo portando avanti, sono tutti finanziati. In qualche modo il ricavo proveniente dallo sbigliettamento è minimo e serve spesso a coprire una quota parte di lavoro volontario che comunque mettiamo spesso in conto di fare, anzi sempre. E quindi, cioè, diciamo che anche nel progetto finanziato comunque poi vengono fuori diverse cose che uno magari non ha copertura per poter fare, e allora ci mette l'attività lucrativa all'interno per poter compensare quello laddove è previsto, laddove c'è la possibilità di farlo, insomma, dove è previsto all'interno del progetto stesso. Però devo dirvi, è quasi l'unica possibilità di implementare adesso progetti di valorizzazione dei territori. Anche ad esempio Memoria Minerale, tra le diverse attività laboratoriali, insomma di partecipazione pubblica, eccetera, ha visto l'anno scorso la realizzazione di un festival, una 3 giorni dedicata alle storie, al racconto delle storie, si chiamava la Festa delle Storie. La prima edizione è stata finanziata all'interno di un progetto, no? Questa seconda edizione sarà finanziata ancora non è detto che si riesca a farla, comunque inshallah, se si riesce a fare si farà con fondi regionali da una parte e sponsor privati dall'altra, perché i comuni, insomma, il comune se partecipa o partecipa mettendo a disposizione, in natura, quindi mettendo a disposizione i luoghi, la corrente, i service, che non è poco, le attrezzature, le sedie, i tavoli, insomma tutto quello che serve, magari fanno già la loro estate, quindi il programma, il calendario estivo, quindi ti inseriscono e ti mettono a disposizione quello. Però essendo già la seconda edizione, può essere che, ed essendo poi fuori, diciamo, dalla stagione estiva, può essere che siano interessati anche degli operatori economici legati al turismo, perché magari è un pacchetto turistico, sono 4 giorni fuori stagione, caratterizzati da un calendario culturale, insomma, anche di notevole qualità artistica. È metà settembre e quindi può, sì, è praticamente l'ultima data prima dell'inizio delle scuole, sì. E quindi, insomma, magari col fatto che c'è già una esperienza precedente, gli operatori economici siano interessati, perché ha avuto, insomma, una bella risonanza, perché ha funzionato, e quindi magari coinvolgendo anche loro è possibile farlo. Ma non si può pensare di far pagare i biglietti per gli spettacoli che si fanno nelle piazze piuttosto che nel castello, o far pagare per le attività per i laboratori dell'infanzia, cioè non è possibile. Quindi per realizzare queste cose, diverso è magari Torre Guaceto, la visita guidata, per la partecipazione uno si iscrive, paga una quota e lo fa. O i mercati della terra e del mare, magari sono gli operatori che vengono poi con le bancarelle a vendere prodotti, che pagando, come una fiera, no? Pagando lo stand, magari ti permettono di fare poi le attività culturali
in maniera aperta e senza far pagare il biglietto. Purtroppo da noi il consumo culturale è un po' ancora, come dire, basso. Sì, è basso, c'è un basso consumo culturale. E la gente non è disposta, già non ci va a teatro, ci va poco. Non è disposta a pagare. Sì, anche gratuitamente non ci vanno, quindi insomma c'è... Adesso il tentativo, per esempio, di utilizzare questi non luoghi, no? E quindi portare tutto sull'esperienza, sull'emozione, di far percepire il luogo in maniera diversa, quindi il turista o il visitatore anche locale, perché poi vengono, io li chiamo visitatori, che siano turisti o visitatori locali, per me un visitatore un visitatore non importa, no? Da dove venga. E magari il visitatore si trova a vivere un'esperienza completa, che contenga la bellezza della natura piuttosto che quella monumentale, e magari è disposto, insomma, a pagare un biglietto complessivo dove c'è anche lo spettacolo teatrale. Così, quindi bisogna, ecco perché l'importanza di tutti questi elementi, cioè tutti gli elementi di cui vi ho parlato stamattina, sono quelli che in qualche modo ti portano a garantire una diversificazione dell'offerta tale da rendere finanziabile il progetto, perché poi farsi finanziare un progetto non è così semplice, insomma, ormai visto che è l'unico spesso modo per realizzarli, insomma, ci si sta muovendo molto per intercettare i finanziamenti, quindi i progetti devono essere scritti bene, devono essere forti, devono partire da un'idea forza valida e devono avere tutte queste implicazioni di cui vi parlavo all'attivo. Quindi devono tenere conto, per soddisfare i parametri di premialità che poi servono per farsi assegnare il finanziamento, bisogna che ci siano tutti gli elementi: culturale, economico, ambientale, la sostenibilità, l'identità, la valorizzazione dei luoghi. Quindi tutti questi elementi sono il frutto, sì, della creazione dell'emozione per l'offerta turistica, ma sono anche, in un'altra chiave di lettura, tutti gli elementi che concorrono a rendere candidabile un progetto ai fini del finanziamento. Quindi ha una doppia valenza questo tipo di approccio. Sì, 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 sì. L'unica cosa è che i finanziamenti possono, prima o poi, magari tra 10 anni, non esserci più. C'è sempre il problema. Vabbè, non è adesso, ma è tra 10 anni, se uno vede, anche adesso, ma non funziona? Sì, io parlo. E quindi anche se ora non è possibile abbinare l'aspetto economico, però bisogna cominciare a pensare. Certo, no? Assolutamente. Magari anche se la gente spende nell'enogastronomia, un banchetto enogastronomico a prezzi elevatissimi, almeno si riesce a pagare l'evento. Sì, sì, è una giustissima osservazione, ma infatti bisogna considerare l'aspetto strategico nella gestione del territorio è soprattutto legato al periodo, infatti è importante quello che stai rilevando dei 10 anni. Bisogna considerare il breve, medio e lungo periodo, quindi se si parla di aspetti strategici, per forza di cose bisogna agire in queste tre direzioni parallelamente. Nel breve periodo ho il finanziamento, quindi mi posso permettere di realizzare spettacoli, per esempio teatrali, che normalmente non sbiglietterebbero, però devo farlo in modo tale che nella testa della gente entri l'ottica che la cultura è economia, e quindi già sto investendo, adesso me lo posso permettere perché c'è il finanziamento. Devo considerare che se tra 10 anni non ci sarà più il finanziamento, oggi ho investito e la gente ha cominciato a considerare la cultura come risorsa economica. Quindi, per esempio, il fatto di... Queste sono tutte riflessioni e considerazioni che facciamo quando progettiamo un calendario di attività o degli itinerari. Sono anche richieste. No? Sì, 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 assolutamente. Sì. Cioè per camminare poi con i propri piedi. Con i propri piedi. Se ad esempio la scelta di fare gli spettacoli nelle case dei contadini a Serranova, sì, da una parte è magico, è bello, è la memoria, è la continuità, eccetera, eccetera.
dall'altra però è anche il frutto, allo stesso tempo, è anche il frutto di una considerazione. La gente non riconosce più il teatro come un luogo proprio e quindi c'è bisogno che il teatro entri nelle case. Quindi l'investimento culturale sta anche nella scelta strategica di breve, medio e lungo periodo e dire che adesso mi sto spostando, io sto andando nelle case a fare teatro in modo che la gente cominci a riconoscere di nuovo il teatro come parte fondamentale della propria vita anche quotidiana. Domani può darsi che, e adesso ho i soldi per farlo perché sono pagato da un finanziamento, quindi mi posso permettere il lusso di pagare un service che viene in giro con me a fare ogni sera, montare e smontare spettacolo, per esempio, no? Perché poi sono tanti aspetti da considerare. Quindi adesso me lo posso permettere, ma per me vale anche come investimento in un futuro, perché sul territorio sto seminando a livello minuto, quindi nel tessuto sociale minuto, in modo tale che se un giorno finiscono i finanziamenti, magari ci ho provato, insomma, non so se ci riesco, però magari ci ho provato e magari quelle persone dove una volta sono andata a casa a fargli lo spettacolo poi, e che comunque sono stati disposti ad aprire la propria casa, no, agli altri visitatori, perché poi i contadini aprono la casa, però poi c'è, no, tutta la gente che arriva. Magari quella gente poi dopo è più, non è così estranea al concetto di teatro quando sarò... si sente coinvolta e tra qualche anno sarà disposto a pagare il biglietto perché ormai gli è entrato, ripetito, Juvent, no? Gli è entrato dentro e ha visto che magari i turisti arrivano qui perché c'è quello e quindi comincia a considerarlo non più chiacchiere, aria fritta, perché... Questo nel Brindisino rimane... ma noi siamo una società contadina, con la cultura non si mangia, con l'arte non si mangia, il turismo era solo il pollo da spennare, era un alieno soprattutto che non parlava la nostra lingua ed era chissà che voleva, magari era pure sporco, non si lavava. Sì, è rimasto molto, sì. Quindi tutte queste cose servono per sconvolgere completamente questi paradigmi negativi. E per prima cosa però, giusto per chiudere, è necessario che lo facciamo in prima istanza dentro di noi. Quindi questo lavoro con questi elementi, che poi magari comunque vi passerò, non so come siete abituati. No? Sì, sì. Ah. Ah, l'ha già mandata. Comunque, sì. Quindi questo lavoro va fatto dentro di sé e tutti questi elementi, titolo per titolo, pezzo per pezzo, servono per abituare, per andare a investigare, secondo i casi studio, perché io magari dico, voglio fare un itinerario che mi prende le masserie didattiche, banale, non una cosa banalissima. E quindi nella mia simulazione vado ad analizzare quegli elementi lì. E la mia percezione cambia completamente, se no faccio la ripetizione dell'itinerario delle masserie didattiche come si fa sempre, che finita la moda delle masserie didattiche rimane lì, non andrà più, invece no, se io comincio a metterci tutti questi elementi sicuramente sarò ispirato poi per fare attività diverse, quindi oltre alla didattica normale, diciamo ordinaria, mi inventerò tante altre cose che non sono arbitrarie. Questo è importante, tutte le esperienze che posso portare saranno il frutto, saranno un'alchemizzazione, no? di quello che ho estratto, della materia grezza che ho estratta. E quindi questo è il nostro compito, insomma, in qualche modo, se volete. Okay. ci vediamo... Pranzo, ritorniamo sì. Per le 1:05, un'ora? Sì. Ok. Le 2:05. Allora, siccome oggi pomeriggio faremo una esercitazione, insomma sicuramente vabbè, ci aiutiamo con il proiettore per carte, cose, foto, eccetera. Noi ci abbiamo fogli, no, fogli e pennarelli. Quindi insomma poi utilizzate, tanto scriveremo, insomma faremo ci dividiamo in gruppi e cerchiamo di tirar fuori degli itinerari.